Sono molto contento questa mattina perché tra quelli che faranno la passeggiata insieme con noi e agli adulti vi chiedo poi di fare un applauso, ci sono i maturandi del liceo Scolza di Cosenza. Bravi. Che sono presenti qua, ma non è che hanno tirato filone a scuola come facevamo noi. Io sono stato nella loro scuola lunedì, hanno visto il programma e hanno chiesto al preside di poter partecipare. E io farei un applauso anche al preside, che è un consigliere comunale, che ha capito lo spirito di questi ragazzi che volevano venire a fare la passeggiata e oggi sono con noi. Io ieri poi sono andato in una scuola media e dei ragazzi hanno letto un libro. E quelli non hanno fatto. E questi ragazzi hanno letto talmente tanto bene il libro che hanno fatto delle domande bellissime all'autore. Io ieri ho postato su Facebook un commento e mi permetto di dire al consigliere comunale e diciamo che anche il sindaco sa di questa iniziativa, che se i ragazzi cosentini sono come quelli che ho incontrato ieri alla scuola Gullo o come i ragazzi dello Scolza, la nostra città è bellissima, è veramente bellissima. Se i giovani che stanno venendo dopo di noi sono il volto di questi ragazzi, fare la settimana con tutto quello che costa in termini di fatica, di tempo e di tutto, è la cosa più bella del mondo, per cui io vi ringrazio davvero di essere con noi. Ho chiesto anche a se poteva venire con noi il consigliere comunale Francesco Alimena, che è anche una delega mi pare al centro storico, perché credo che Francesco che viene con noi è anche importante, perché è la città che deve riscoprire la bellezza del centro storico. La fotografia sociale non è soltanto una fotografia di contestazione, è una fotografia anche di documentazione per far venire fuori la bellezza di questo nostro centro storico. Per cui la passeggiata la guida il nostro amico Alfredo Salzano, noto ambientalista, conoscitore non soltanto delle pietre della nostra città, ma conoscitore di qualunque cosa sia successo in questa città. Abbiamo già fatto un primo sopralluogo con Alfredo e quindi vorrei che Alfredo venisse qua, gli facciamo un applauso per innanzitutto per il suo impegno e poi anche per aver organizzato questo momento per stare insieme, per conoscere la nostra città. A Francesco lo facciamo intervenire quando ci porteremo adesso sotto dove c'era un grande fotografo cosentino che si chiamava Gaudio, che fu il primo italiano a vincere il premio Oscar e non credo che sia una cosa da poco, ok? E Francesco poi ci dirà qualcosa. Gli posso suggerire una cosa? Suggerisci. Ecco, di portare questo nome per dedicargli una strada. Questo lo facciamo quando siamo lì sotto. Ecco, dedicargli una strada perché il premio Oscar di Cosenza la merita. Avevo letto un intervento. Sì. Allora, se tutti quanti venite qui dietro, ci facciamo una foto col cartellone che poi lo lascio. Allora, mettiamoci così che siamo... E così il nostro amato Carlo De Cardona costruirà la casa rurale generativa di fronte alla Villa Nuova. Questa parte della città è importantissima perché siccome non è stata toccata successivamente da quando la gente è andata via, è rimasto un unicum. Il nostro centro storico è un unicum. Adesso noi vediamo anche degli sventramenti, ma non sono stati fatti voluti gli sventramenti. Gli sventramenti sono caduti queste abitazioni, però il centro storico per la sua particolarità è un unicum, cioè tutto quello che c'è insieme ha un grande valore. Cosenza era importante perché riusciva a guardare con grande attenzione tutto quello che c'era intorno. L'importanza di Napoli è perché Napoli era la capitale del regno, ma Cosenza non lo era da meno, sia per questa aurea di grande città culturale, l'Atene della Calabria, Telesio, tutto quello che volete, ma anche perché tutti quelli che abitavano in questi paesi vicini venivano poi nel corso che noi adesso faremo, si chiama Corso Telesio, ed era il centro commerciale dell'intera provincia.
Io non so se con Alfredo riusciremo ad arrivarci a un certo punto, però a Cosenza, in un posto molto preciso, veniva deciso il prezzo mondiale della seta grezza. Piazza dei Folleri. Piazzetta dei Folleri, era l'OPAC fino al 1700, dove veniva deciso. Quindi la nostra borsa, città. La borsa della seta. La borsa della seta. Quindi questo, il corso che oggi faremo, le stradine che noi oggi vedremo, non sono, come dire, un residuo di un passato o a noi ci piace per un revival. La nostra città ha praticamente le radici, la nuova città ha le radici proprio anche strutturalmente, geograficamente, in questa parte vecchia della città. Allora, io vi ringrazio che avete accolto il nostro invito, guardiamolo pezzo per pezzo. Amico, si chiama l'editore Gigliotti ed è la sua tipografia, si chiama Meet. Allora, non è vero che il centro, vieni qua, vieni, che ti fai una foto, non è vero che nel centro storico francese non ci siano più cose importanti. Nel centro storico l'abbandono che molte volte possiamo vedere e notare che c'è, però ci sono, come a me piace definirlo, gli eroi del centro storico, quelli che hanno pensato e deciso di restare nel centro storico. Uno di questi eroi, fatemelo dire, è il mio amico. L'altro è via Padolisi. L'altro è via Padolisi, poi lo conoscerete. Allora, lui è un bravissimo editore, perché ha ereditato questa passione della stampa dei libri e della diffusione del sapere dal suo papà, che aveva fondato una casa editrice, aveva fondato un giornale. E lui dopo tanti anni è venuto nel centro storico, quindi anche i ragazzi del liceo, se volete vedere, conoscere libri un po' che non si trovano più se non sulle bancarelle, ecco. Il mio amico fa questo lavoro di recupero dei libri sulla storia della Calabria, che è importantissimo, e praticamente poi fa anche delle ristampe anastatiche di questi testi. Quindi la passeggiata che noi stiamo facendo oggi, che è una passeggiata di fotografia sociale calabrese, credo che la prima tappa che facciamo è giusto che sia da lui, perché è un presidio culturale del centro storico ed è bello che i presidi culturali nascono dai libri. Mo, se il mio amico vuole dire la parola, se noi non lo ringraziamo, continua il suo lavoro. Tra l'altro ha pubblicato delle cose bellissime su Cosenza, ristampa delle cose veramente molto interessanti. Però, poi sapete, qua si chiama Asemit. Lui si chiama Franco Gigliotti, venite a nome mio che i libri mi si appaga due volte. Sul frontone di questo palazzo c'è una scritta, c'è scritto Foto Gaudio. Naturalmente quando stasera presenteremo un libro di Mario Greco parleremo anche più diffusamente del valore della fotografia sociale, però sapere che un nostro concittadino di nome Antonio Gaudio, americanizzato poi in Tony Gaudio, abbia vinto il primo premio Oscar per la fotografia, il primo premio Oscar italiano. È dovuto essere con noi Massimo Giovane, che è uno studioso di questo fotografo, però ha avuto un impegno, mi ha mandato questo testo che vi leggo. Tony Gaudio è nato a Cosenza il 20 novembre 1883 ed è morto a Burlingame, nei pressi di San Francisco, il 10 agosto 1951. Emigrato nei primi anni del Novecento negli USA con il fratello più piccolo Eugenio, è stato direttore della fotografia collaborando con vari registi americani. Nel 1937 ha vinto il premio Oscar per la migliore fotografia per il film Avorio Nero con Olinda De Havilland. Quindi il cosentino Tony Gaudio non ha mai lasciato la e ha giusta ragione il primo italiano ad aver vinto un Oscar ben 11 anni prima di Vittorio De Sica con Ciuscia. Allora, io adesso non so come si chiama questa via, questo slargo, questa strada, no?
però ho voluto San Giovanni c'ero o Piazza delle Uova, però io credo che conoscendo adesso questa storia e sapendo che un cosentino è stato il primo italiano a vincere un premio Oscar, io credo che la nuova amministrazione comunale di Cosenza possa guardare anche un po' più simpatia. Francesco, diccelo tu. Allora, vi ringrazio per l'invito, tra l'altro non mi si sentirà sicuramente perché ho la voce bassa. Come vedete, tra l'altro la nuova amministrazione, il nuovo comune è un comune molto giovane, quindi appena io tra l'altro, oltre che appena nato, è anche giovane d'età. Io parlo, mi rivolgo soprattutto ai ragazzi dello scorso. Avvicinatevi. Stato uno studente come voi qualche anno fa, anche se io frequentavo il Telesio perché io sono nato qui, casa mia è dietro questi palazzi, quindi io sono nato e cresciuto a Cosenza Vecchia, per cui questo è anche uno dei motivi per cui poi il sindaco ha inteso, diciamo, scegliere me come persona che si occuperà del centro storico di Cosenza Vecchia, come penso voi preferiate che venga chiamato anch'io. Quando ero piccolo, insomma, io sono cresciuto in queste strade, già all'epoca mi dicevano che era le persone della parte nuova mi dicevano: ma come si vive a Cosenza Vecchia, cioè, come fai tu a tornare a casa di notte, eccetera. Poi quando tu vivi in un posto è chiaro che il posto vive con te, nel senso che sei di casa in ogni situazione. Certo è che io quando avevo la vostra età, e mi ricordo che era ancora più o meno vivo il centro storico, almeno Corso Telesio, perché poi Cosenza Vecchia si espande molto al di là di Corso Telesio, sia a destra che a sinistra, solo che, diciamo, i cosentini vedono Corso Telesio e considerano quello Cosenza Vecchia. Cioè, quando ero piccolo era ancora abbastanza vivo, poi man mano è andato perdendosi, le attività si sono spostate definitivamente con un processo che era già iniziato tanti anni fa, quando si è varcato il fiume, diciamo, e alla fine è stato poi via via abbandonato. Ora vi dico cosa, perché penso sia la cosa più interessante per tutti, cosa ha intenzione di fare l'amministrazione per Cosenza Vecchia. Rispetto alla situazione di disastro finanziario in cui si trova il comune di Cosenza, paradossalmente per la prima volta il centro storico, cioè tutta la parte della città che va dal ponte Mario Martire fino al castello e poi Massa e Spirito Santo e Casali, sono gli unici posti su cui insistono tantissimi finanziamenti in questo momento. Io tra l'altro ho una riunione fra poco per questo e martedì andrò al ministero per questo. Noi abbiamo la possibilità e il dovere e l'obbligo morale di spendere circa 120 milioni di euro in questa zona della città nei prossimi 5 anni. E se tutto va secondo la programmazione, già a dicembre dell'anno prossimo, cioè entro il 31 dicembre 2021, noi dobbiamo aprire tutti i cantieri materiali e immateriali di Cosenza Vecchia, che riguardano non solo ristrutturazione di edifici, di strade, di fognature, di illuminazione, insomma, ma anche sono finanziati i contenitori all'interno il contenuto all'interno di questi contenitori, quindi le attività che poi si svolgeranno all'interno di Cosenza Vecchia. Quindi non vi anticipo nulla perché poi ci sarà un evento pubblico che se mi posso permettere, mi piacerebbe. Io purtroppo ho fatto esperienze anche fuori dalla mia regione, sono rientrato e amo questa terra più della mia vita. Il progetto dovrebbe essere Amico Comune, proprio il titolo è Amico Comune, che ha un significato potente, comune perché l'istituzione, sì. Comune perché questa pietra è mia, tua, sua, eccetera, questo muro è di tutti noi, quindi se avessimo il coraggio di mantenerlo, perché è anche mio. Allora la parola amico comune significa l'amministrazione, ma ci sono anche io sono amico del comune, io sono amico della cosa comune. Se entra questo nella comunità, forse si può provare a migliorare. Si deve fare anche una del 2021. Pensate che nel 1910 qualcuno pensava al fiorellino, e il 1914 poi si è fatta una guerra distruttiva. Quindi tante volte la storia ha anche queste contrapposizioni e queste contraddizioni. Come per esempio adesso passeggiando potrete notare questi cartelloni che vengono chiamati anche murales. È stato un progetto molto contestato in città, in cui praticamente veniva raccontata la storia della nostra città di Cosenza attraverso dei murales realizzati da artisti internazionali. E anche questo è un segno che nel 2018-19 alcuni cosentini hanno accettato questo progetto, altri si erano opposti, però voglio dire, la storia anche di una città
materialmente di architettura, anche fatta poi dalle idee che sono andate avanti. In questa parte invece possiamo vedere la parte laterale di una chiesetta. Questa chiesetta ha un nome difficile, perché si chiama San Giovanni Gerosolimitano. Questo chiamata con Piazza delle Uova, fanno prima. Questo è chiamato Piazza delle Uova. San Giovanni l'Evangelista era un ragazzino di 15 anni che seguiva Gesù ed era sotto la croce quando Gesù fu ucciso. Ma San Giovanni ha sempre il volto di un bambino, di un ragazzino, non ha mai la barba. Mentre invece San Giovanni Battista è quell'uomo invece barbuto che praticamente vestiva di pelli, oppure viene indicato come l'agnello. Perché vi ricordate che durante il battesimo di Gesù, Gesù fu battezzato proprio da Giovanni Battista, che era suo cugino, e Giovanni Battista disse, e l'iconografia lo racconta così, con un dito: ecco l'agnello di Dio. Quel dito è l'emblema iconografico di San Giovanni Battista, no? Cioè è sempre l'indicatore, perché lui deve indicare che non era lui il Messia, ma lui indicava qual era il Messia da guardare. E praticamente in tutte le volte c'è praticamente la pecorella, o il pecorone, secondo di quello che lo disegna, che praticamente indica l'agnello, che poi sarà l'agnello sacrificale. E questo fiume era un fiume anche molto tempestoso, tant'è che praticamente la città, si diceva che questa parte della città aveva sempre i piedi bagnati, perché uscendo, straripando dal suo letto naturale, usciva e faceva guai incredibili. Che cosa è successo? È successo un fatto molto importante che voglio raccontarvelo. Durante la guerra del 15-18 l'Italia fece prigionieri alcuni giovani austriaci e ungheresi. Molti di questi giovani austriaci e ungheresi furono destinati a costruire le mura di contenimento del Prati, che, escluso l'episodio del 59, poi non uscì mai. E quindi noi potremmo dire grazie, fra virgolette, alla guerra abbiamo avuto con ragazzi della vostra età, perché i giovani militari avevano 18, 19, 20 anni, invece di farli stare in carcere li hanno portati a costruire questa importante struttura per difendere la città. Però questi ragazzi, molti di questi ragazzi, per i lavori e per la malaria che hanno preso facendo questi lavori, sono morti. La spagnola. Poveri ragazzi, Cosenza li ricorda con una lapide nel cimitero cittadino, per cui tutte le volte che io personalmente vengo e guardo questi bastioni, questa grande struttura costruita, penso al beneficio che la città ne ha avuto, perché il Crati non è più esondato, ma penso anche a questi poveri ragazzi che forse erano andati solo per fare la guerra, pensavano di essere da una parte giusta, ma le guerre non sono mai giuste, e praticamente hanno perso la vita. Per cui, vedete, la storia si identifica anche con l'architettura. Le pietre non sono soltanto le pietre del passato, sono le pietre che in qualche modo raccontano grande storia. Io ho detto l'altro giorno ai ragazzi dello Scorza che tante volte noi pensiamo che nella nostra città non c'è stato mai niente, ma che cosa volete che ci sia stata la nostra città? Invece la nostra città, come ogni paese, ha avuto una grande storia importante, ed è importante che i ragazzi la conoscano, la studiano e la possano tramandare. Ecco, noi facciamo queste passeggiate anche per questo, per fare in modo che nessuno dimentichi anche brani della nostra storia, l'acqua, le costruzioni delle case, le inferriate, tutto in questo contesto è molto importante. E adesso andiamo a vedere un'altra cosa molto bella. Questo palazzo ha tutta una serie di particolarità, guardatelo anche nella costruzione, nelle sue forme, con questi fregi. Ecco, questo era il palazzo di una famiglia molto importante cosentina, che ha dato alla letteratura calabrese un personaggio che si chiamava Galeazzo di Tarsia. Questa famiglia di Galeazzo di Tarsia è anche implicata nella grande storia di San Francesco di Paola, perché uno dei propri parenti ha avuto un miracolo da parte di... aveva una gamba cancerosa, e San Francesco
un'altra cosa molto bella di questo posto dove noi siamo, che è il Tullio Prado, è questo ponte. Vedete, questo ponte, prima della costruzione di questo ponte, c'era un ponte ad arco ed era praticamente quello che, se andate al convento di San Francesco di Paola, vedete, e si chiama il famoso ponte del diavolo. Ma il diavolo ci stava proprio per niente, perché era praticamente un ponte ad un'arcata unica, come poi è stato fatto anche qua. L'arcata unica però del vecchio ponte era fatta in pietra. Siccome, diciamo, gli ingegneri, gli architetti dal 1000 dopo i romani avevano perso questa concezione, durante il Medioevo tutti questi ponti, tra virgolette, molto arditi, venivano detti ponte del diavolo, perché solo il diavolo poteva fare una cosa così importante. Il diavolo c'entrava poco, c'è l'ingegnere Mauro che se sbaglio però poi mi corregge. La forza della struttura era proprio nella capacità di mettere la pietra di volta. La pietra di volta, che era praticamente quello che poi manteneva tutto il ponte. A metà dell'Ottocento questo ponte si chiamava San Lorenzo, no? Ponte Maggiore. Ponte Maggiore, che collegava praticamente questa parte della città, che siamo sotto Colle Triglio, collegava con la parte importante che era la via che poi noi ritroviamo, che è il Ponte Telesi. Quando il ponte fu fatto, vedete, questo è un ponte molto importante, e diceva l'ingegnere Mauro che ha una sua particolarità. E c'è una simmetria normalmente, però è asimmetrico. Da una parte ci sono quattro piloni, 1, 2, 3, 4, dall'altra ce ne sono 1, 2 e 3. È in forte pendenza, solo un genio come l'ingegnere Boccaturo è riuscito a realizzare questa cosa, che è trascritta nei libri di scienze delle costruzioni. Questo ponte. Questo ponte. Questa è una cosa molto bella, grazie, grazie. Questo è lo stemma del capitolo della cattedrale di Cosenza. Comprato questo immobile e l'ha cercato di utilizzare, di restaurare al meglio. La particolarità però, vedete, è innanzitutto questo bellissimo portone ad arco e poi praticamente tutto l'immobile, tutta questa parte doveva essere sicuramente una torre. Poteva essere una torre d'avvistamento? Sicuramente no,
era una torre di difesa perché le famiglie importanti, le famiglie che avevano dei benefici economici importanti, in qualche modo si dovevano difendere, no? E quindi praticamente, vedete, questi spioncini potevano servire per buttare qualcosa contro chi voleva tentare di entrare in modo fraudolento. La particolarità del centro storico è proprio questo unico. Qua nei nostri palazzi storici, diciamo, i servitori dei padroni abitavano al piano terra e i signori abitavano al piano di sopra, ma al piano di sopra nessuno portava le buste della spesa per portarli sopra le robe. Io, un mio amico architetto, ha comprato una casa in un posto bellissimo del centro storico come questo, dove non ci si può arrivare se non a piedi, e dopo un po' ha dovuto cedere perché aveva bambini piccoli, con passeggini, con la spesa, cioè, è impossibile vivere. Questo bisogna ammetterlo, cioè io pure ho un ufficio al centro storico, ma io l'ho comprato perché con la macchina almeno posso entrare. Se uno mi dice ti regalo questo posto qua, io gli dico guarda, bellissima, diventa veramente impossibile, è veramente impossibile vivere. Il problema lo fa. Fusoni gli fece distruggere una parte del borgo a Roma, creare una via lunghissima che si chiama via della conciliazione. Questa via della conciliazione si fa vedere immediatamente la grande bellezza della Basilica di San Pietro. La Basilica di San Pietro invece aveva la stessa esperienza visiva che vi voglio far fare adesso a voi. Qualcuno lo conosce già che là c'è il Duomo, però se seguite me adesso i miei passi, quando io, che non conosco questa parte della città, arrivo qua e mi sono trovato con due parti della città molto vicine, solo quando arrivo al punto, diciamo, di visione, mi si spalanca la visione globale e mi si esplode nella sua bellezza tutta la cattedrale. Vedete, questa esperienza a Roma è stata tolta, perché avendo fatto via della conciliazione io vedo già subito tutto, invece questo punto qua è il punto che mi si esplode in tutta la sua grandezza la cattedrale. Velocissimo quando ero in piena, arrivava qua, si allargava, quindi porteva la potenza e si depositava l'arena. Quindi in tutto questo sguardo c'era l'arena. L'arena come sabbia, non l'arena come da combattimento oppure da. Ecco, quindi è sbagliatissimo quella targa Arenella, perché questa si chiama Renella, la piazzetta della Renella. Ecco.
che ben si sappia, Cosenza sbagliano scoprono, tutto. Si scoprono certe cose. C'è un tremendo storpiato. Sì. Da qua in poi parleremo di mura, le mura che circondavano Cosenza, che racchiudevano Cosenza nelle mura, sia quelle romane che quelle medievali e rinascimentali. Allora, questa parte qua faceva da argine del fiume nel periodo romano, no? Qua è stato intonacato, io con un articolo fatto una trentina d'anni fa, quando hanno intonacato questa parte qua, ho fatto liberare un pezzo di muro, perché c'è un obus reticolatum romano, un muro romano, della, ed era stato intonacato, quindi almeno dicono un pezzettino lasciato, ho fatto un articolo sulla Gazzetta, il giornale di Calabria allora, dicendo che hanno intonacato un muro romano e che non si vede. E questo continuava così fino a Piazzetta Toscana. E ci ho fatto una battaglia, almeno lasciateci un pezzo che vedete continuava ancora da qua. Peccato, è stato un peccato. Pensare che qua eravamo a livello del fiume sotto, questo è stato rialzato nel 1912, quindi questa era un'altra barra. E qua ce n'è un'altra. Alla piazzetta continuava ah ecco c'è il reticolato qui. Ecco l'opus. Sì. Io l'ho scoperto nel 1968, no? 1968 c'era addossata, mi seguite? Attenta, che? Non mi faccio fare la regressione. Io non ho voce, sennò perda la voce qua. Nel 1968 arrivo qua e trovo, signora grazie, e trovo che facevano i pomodori là con una cisterna e avevano annerito tutto. E ancora c'è un poco di nero. Tutto l'opus. Io ho la foto di allora, qua, sul telefonino, che c'è. C'è un bidone di pomodori. Che bugia. Ah, Upurè si chiamava. La facendo Upurè. Ho chiamato al comune, dico, mandano qualcuno a fermare a questa gente qua. Mezz'ora per telefonare, con un telefono a gettoni, allora. Finalmente un assessore mi risponde. Pronto? Dico, guardate che stanno facendo i pomodori, hanno annerito un muro, un opus reticolato. E chi dema, fratello? Arrivederci. E qua c'ho la foto. Chi la vuole vedere? No, volevo vedere la faccia di assessore. Avevi la faccia mia. Come no, con quanti boccacci se ne sono andati poi per lasciarli continuare. Però, per mantenere la tradizione, lo vedete? Ci hanno messo il fumaiolo del gas. Aspetta. Eccolo qua. Facci la fotografia. No, io sono interessato. Forse per mettere lampioni da sentieri. Allora, c'era il ponte dei Pignatari, che era questo qua, questo che è il ponte della massa, che collegava due borghi, il borgo dei Conciatori e il borgo dei Pignatari, che era la nostra parte. Qua era il ponte dei Conciatori. E questo era un quartiere dove c'erano gli ebrei.
un Cafarone, da Cafarnao mi pare. Un quartiere che prima si trovava, Lore, è vero? No, prima si trovava sopra, no, dove ci sono quello, le vergini. Anche quello. E poi è sceso. No, 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 diciamo una cosa, ha detto delle cose molto giuste. Il problema del mondo ebraico è che gli ebrei in modo particolare avevano dei lavori, non tutti gli ebrei, non è che erano tutti miliardari che potevano abitare tutti a via Padolissimo, no? Però il mondo degli ebrei era un mondo che in modo particolare lavorava con i colori, ok? Perché per il cristiano sporcarsi le mani era quasi un delitto, per cui tutto quello che riguardava la creta, riguardava i colori, l'acconciatura, riguardava tutti i filati, tutte queste cose qua, era tutto opera del mondo ebraico. Perché questo? Perché il mondo ebraico, siccome ha vissuto sempre un rapporto molto importante con l'acqua, per le loro abluzioni, per tutto, l'acqua era per loro una cosa molto naturale. Per gli altri invece l'acqua era soltanto una cosa, più ci scala la pasta, e per la parte ma... Signor, prego. Chiudi la porta. Allora, questo fatto che il Kratos, cioè la forza del Krati, era proprio qua vicino, faceva in modo che questi che avevano questi lavori ed erano di religione ebraica avessero la possibilità di commercializzare i loro prodotti. Per cui noi potremmo dire che nella nostra città c'era questo quartiere ebraico, sicuramente questa parte, per tutte queste tipo di lavorazioni. Anche per esempio il primo tipografo che è venuto a impiantare la tipografia a Cosenza, Ottaviano Salomonico, nel 1470, prima di Demetrio, prima di me, insomma, ma poco prima, insomma, non molto. Questo qua, anche tutto il mondo ebraico aveva questa possibilità di stampare, perché la stampa sporcava le mani, era veramente un problema proprio, come diremmo oggi, igienico, no? Allora tutto quello che apparteneva a questo mondo della lavorazione era un mondo ebraico. Poi naturalmente c'era pure il mondo ebraico dei soldi, no? dei grandi prestiti bancari, che effettivamente avevano un'altra parte della città che era più sopra. Fino al 1500 e qualche cosa, fino a quando gli ebrei pure non furono cacciati dal regno delle due Sicilie, la convivenza era molto normale. E se voi andate a vedere i cognomi ebraici, vi mettete le mani nei capelli. Ad esempio, il mio amico Mario Greco, il suo cognome è un cognome ebraico. Il cognome, per esempio, Adamo è un cognome ebraico. I cognomi Cosentino, Napoletano, Piacentino sono cognomi ebraici. Allora, il mondo ebraico è stato veramente molto importante. Alla fine del 1500, quando gli ebrei furono cacciati dal regno delle due Sicilie, che cosa è avvenuto? Che molti non hanno voluto andare via e si sono chiamati marrari, oppure conversi, cioè si sono autoconvertiti o sono stati convertiti. Converso. Come infatti hanno continuato poi a fare le stesse operazioni che facevano prima. La cacciata degli ebrei dal regno delle due Sicilie è stato deleterio, perché sono andati via anche personalità, uomini che sapevano fare delle cose importanti. Dove sono andati? Sono andati a Roma. Ma non potevano manco andare in America, perché a me fa molto piacere che ci sia questa edicoletta, che è abbastanza recente, c'è scritto il 1984 ed è dedicata a San Francesco di Paola. Io vi voglio soltanto raccontare una piccola storiella su San Francesco di Paola. Senza San Francesco. Sa perché San Francesco di Paola ha il bastone?
Allora, San Francesco di Paola ha il bastone perché a 46 anni cade, si rompe il femore e San Francesco di Paola non fa l'automiracolo. San Francesco non è un mago, eh? Allora, non fa l'automiracolo e camminerà da 46 anni in poi con un bastone. Okay? Nella iconografia meridionale, il bastone di San Francesco diventa una canna.